Io credo che Sofia Loren non sia una diva, credo che sia la diva. Io credo che il cinema italiano abbia avuto 4-5 dive. Forse lei è la più grande di tutte insieme ad Anna Magnani, perché nella grandissima diversità di queste donne sono accomunate da due elementi. Da un lato l'amore per il proprio lavoro, dall'altro la passione per la famiglia. È la diva perché Sofia Loren è sempre perfetta, in qualsiasi non sbaglia una risposta, come purtroppo abbiamo visto recentemente in un evento pubblico di premiazione, non c'è nessuno che è in grado di metterla in difficoltà. È un grande momento, un grande applauso, una grande emozione. Sarà una grande razza, ma io piango, che devo fare? Devo dire la verità, signora, lei è... 5 mesi, signora Loren. Signora Loren, è sempre una toppa meravigliosa, lei, veramente, se lo lasci dire. No, di là della bischierata mia, via. Che è proprio una bischierata. La ringrazio, signora, posso fare un selfie? Non so neanche che cosa significa, perché lei parla un dialetto che io non conosco. Da un lato lo studia, perché lei ha sempre studiato. Per ore e ore e ore studiava il twist a Parigi con Regina, che era questa... maga del twist degli anni 60, per fare una scena che durava, che ne so, 20 secondi, 30 secondi, perché non bisogna essere bravi, bisogna essere perfetti. You dance the rock and roll, you play it baseball. Ricorda sempre le sue origini umili. Lei lo ricorda sempre se stessa, bambina a Pozzuoli che faceva la fame. Ricordo i suoi inizi difficili nel cinema, le persone che l'hanno aiutata, e lo fa con coraggio. E io ti devo anche dire che molti cinegiornali degli anni 50, degli inizi, la chiamavano la pizzaiola, perché ha fatto quel film, ovviamente Loro di Napoli, dove faceva la pizzaiola. Come dire, come se fosse un insulto, cioè in maniera la pizzaiola di Napoli. Ecco, la pizzaiola di Napoli ha vinto 2 Oscar. Mio marito ha ricevuto la telefonata di Cary Grant, e mio marito non parlava inglese. Allora Cary Grant gli avrà detto di là, Sofia won, e lui ripeteva win, win, win. C'era una resistenza, c'erano delle attrici americane che avevano fatto dei film molto belli e molto, la critica ne aveva parlato benissimo, quindi io perciò non ci sono mai andata a Los Angeles a prendere il premio, per questo, perché ho detto, siccome se me lo danno io svengo, se non me lo danno svengo lo stesso, perché mi dispiacerà moltissimo, è meglio che me ne sto a casa. Diciamo che comunque, almeno dal punto di vista della sua carriera, il punto proprio più alto, comunque di svolta, è stato la Shoshara. Secondo te che ne pensi? È così? Non è così? Secondo me la svolta della carriera di Sofia Loren è arrivata dall'incontro con Vittorio De Sica, perché lei è stata diretta da tanti registi, da grandissimi registi. Chaplin forse non il suo film migliore, ma certamente i film migliori di Sofia Loren arrivano con Vittorio De Sica, perché c'è un rapporto di fiducia. Io credo che le immagini che noi vediamo del suo legame con De Sica mettano in mostra la fiducia che c'era e che le hanno consentito di farla ciociare. Un ruolo che ricordo deve essere di Anna Magnani. Anna Magnani dice fallo fare a Sofia, e lui prende, coglie la palla al balzo. La Loren doveva fare la figlia della Magnani, e la Magnani non si vedeva bene ad avere una figlia così alta e lei un po' più bassa, però è stata una grande intuizione di tutti, e questo secondo me sì, è l'esplicitazione cinematografica di una grande fiducia. Tutti i personaggi mi piacciono, sia drammatici che comici. Per quanto riguarda però la Ciociara, vorrei smentire che si tratta di un film tutto a tinte scure e pesanti. La Ciociara è un personaggio, sì, travolto dalla più alta tragedia che una madre possa subire, però è una donna del popolo, e ha tutte le tinte, è comica, è drammatica, è spontanea. Per lei c'è una battuta chiave nel documentario: se io non avessi fatto dei figli, se non avessi avuto dei figli, avrei smesso di recitare. Quando io l'ho sentito ho dovuto un po' metabolizzarla, io l'ho vista in una fase iniziale, l'ho messa da parte. Non sapevo dove, perché è una frase che apparentemente non ha una correlazione, perché se non hai figli non reciti. In realtà, capendo chi è Sofia Loren, o provando a intuire chi è Sofia Loren,
allora dici sì, è questo, perché per lei la cosa importante della sua vita era avere una famiglia, e avere una famiglia era la maniera per far quadrare il tutto, e i figli sono in questo ottico orizzonte importanti quanti film, quanto la madre Romilda Villani, la sorella. Direi che la Sciociara e tutti gli altri film in cui ho avuto il modo di essere madre, ho messo sempre molto molto di me stessa, l'ho messo sempre con amore e con fede. Da quando era giovanissima la FIA fino a quando ha vinto l'Oscar, lei è una diva amatissima, perché è una grande persona, una grande attrice, bellissima, e dovunque va muove folle.